Si amavano a livelli totali, cioè di un sentimento pulito, forte, che ha conosciuto momenti durissimi, tra l'altro, non è stato sempre facile. E quando il destino ti porta via, e questo è l'esempio che un grande amore fa superare anche le difficoltà della vita. È proprio terribile. Per fortuna Patrizia c'ha le figlie, cioè c'ha dei nipoti, per cui per fortuna non è sola, però proprio deve essere e noi ci colleghiamo con Gianfranco Agus, che si trova a Villa San Giovanni in compagnia di Patrizia, la moglie del mai dimenticato Mino Raetano. Ah, c'è anche la figlia, ciao, benvenute. Abbracciamo tutti in studio, ma in particolar modo Roberto Alessi, che ha detto queste cose che sono la realtà anche in questo momento. Pensate, siamo forse in uno dei posti più belli del mondo, alle nostre spalle siamo a pochi passi da Scilla e sembra che Mino debba arrivare da un momento all'altro, è vero? Sì, hai ragione, hai ragione. Grazie al dottor Alessi per le parole che ha detto, perché ha centrato veramente, lo ringrazio, ha detto quella che era veramente la nostra realtà. Grazie a voi di essere così e di averci reso in qualche modo partecipi a un grande sentimento. Vero. Ci ha fatto bene a tutti. Allora, Lorella, noi siamo qui per una manifestazione molto importante che va oltre, non è una commemorazione, ma siamo in allegria, perché questa sera alle 21.30 a Reggio Calabria, al Circolo del Tennis, dove di solito si fanno le Coppe Davis, quindi quelle importanti, si terrà una serata per presentare uno libro. La ristampa di questo libro che Mino aveva scritto nel 1976, era la sua opera prima, e stranamente per un'opera prima, l'anno successivo è stato finalista al premio Bancarella. Per Mino è stata un'emozione, una gioia immensa. Lui diceva: ho scritto un romanzo naif, ci ho messo qualcosa di autobiografico, ci ho messo tanto di fantasia. E poi mi dicevi una cosa importante, che non c'è soltanto la vostra storia, che in molti ormai, come raccontava anche Roberto, conosciamo, ma c'è la fantasia. La fantasia di Mino che ci ha accompagnato, la sua allegria, il suo modo di trasmetterlo. Sai, la cosa bella è che la storia di Salvatore, un ragazzo calabrese che parte per Milano, parte però con la voglia non tanto di fare l'emigrante, ma vuole arrivare a Milano, vuole acquisire delle conoscenze, e per poi tornare alla fine nel suo paese e poi crescere e far crescere. Tu permettimi di fare una domanda a Grazia. Allora, Lorella, devi sapere che qui la vedete, c'è Grazia, la figlia di Mino, Grazia, che non voleva le amiche del sabato. Sì, ma Lorella l'ho dovuta convincere, perché mi ha detto: io no, ho accompagnato la mamma, ma non vorrei stare in televisione, si vede questo disagio e ti fa onore, cioè sappiamo che, però è molto importante che tu sia, tu hai accompagnato mamma in questo viaggio, sì, e mi hai detto per quale motivo? È la prima volta che rimette piede, diciamo così, in Calabria, e sicuramente non è facile, è stato difficile per me un anno e mezzo fa, e capisco cosa prova, è un amore diverso il suo, l'amore di una moglie. È un amore della famiglia nella quale tu hai avuto la fortuna di crescere. Sì, penso che sia il contesto più bello del mondo, il mio. E credo che i principi che adesso tu stai anche insegnando ai tuoi figli, cioè alla tua bambina, credo che siano determinanti. È una scuola, l'avevo già detto a Lorella, una scuola che è invisibile, però ti lascia comunque una traccia. Una traccia. Senti, Lorella, noi abbiamo detto, in un posto bellissimo, se il regista Francesco Ascione ve lo vuole far vedere, abbiamo anche, dato che attraverso le immagini facciamo vedere a tutti coloro che ci seguono anche una parte bellissima dell'Italia, ci sono le spadare, le famose spadare, che sono quelle che con l'uomo in fondo al prolungamento della barca che cerca di prendere il pesce spada. E le vedi qui, proprio le vedi qui sullo stretto, e sono una cosa particolarissima che ormai non esiste quasi più. Pare che ce ne siano, me l'ha detto l'operatore, casomello licenziano, 10 in tutto il mondo di queste spadare, quindi io credo, ecco, le stiamo vedendo, noi ci siamo appostati proprio per prenderle, pare che sia una rarità, perché ancora il vecchio modo caratteristico calabrese, l'unico credo, che era quello anche un po' di Mino, insomma, no? Mino, sai, era legatissimo alla sua terra, alla sua gente, e ti devo dire che la sua terra e la sua gente non mi hanno mai lasciata sola, che ancora adesso continuano a l'affetto. Manifestarmi qui ci sono amore, le persone che ti vogliono bene. Io so che questa sera si sta muovendo un fermento incredibile per Mino, per ricordare Mino, per far sentire ancora
che Mino è nei cuori di tutti e che noi, grazie a lui, siamo nei cuori di tutte queste persone. Senti Patrizia, tu vuoi salutare attraverso l'estate in diretta anche tutti gli italiani che ci seguono all'estero, nel mondo, perché ci sono molti calabresi, mi dicevi. E ti dirò una cosa, che i calabresi nel mondo sono tantissimi, Mino era adorato da loro, era una gioia immensa arrivare lì e sentire questo abbraccio da parte di tutti, io gli sono grata, li ho nel mio cuore e spero tanto che adesso con questa iniziativa noi possiamo anche, magari chissà, perché no, portarla anche a loro, anche all'estero. Perché così è un modo di far vivere sempre Mino, capisci? Abbiamo detto, ce lo ricordava anche Roberto Alessi, che tu sei sempre stata appiccicata nella vita a sì, Mino, sempre, quindi sei stata... Gianfranco, ma chiedi a Patrizia qual è il ricordo più bello che porta con sé di Mino? Gliel'hai chiesto te, ora senti la risposta. Tutti, Lorella, tutti, ogni attimo, ogni istante che ho vissuto, perché vivevamo veramente in simbiosi, 24 ore su 24, lavoravamo assieme, vivevamo l'uno dell'altro, è stato un rapporto molto particolare, difficile forse da comprendere, ma io a lui, lui è nel mio cuore, lui è dentro di me, la mia vita e poi... è fermata. Dentro il cuore di tutti noi, Patrizia, grazie Gianfranco, grazie ai tuoi ospiti. Ringrazio anche i miei ospiti in studio, pubblicità e poi ritorneremo qui, è stata in diretta con Marco Liorni. A tra poco!